la prima edizione che facciamo a Lecce sulle tavole di San Giuseppe, no? Una tradizione che Lecce forse non la conosce, però grazie ad alcuni docenti che vengono dai luoghi dove è molto presente questa festa, tipo Uggiano la Chiesa, Minervino, Casa Massella, eccetera, l'hanno trasportata qua. Di fatto diciamo, stiamo spostando un pino, traslando le tavole di San Giuseppe a Lecce. In occasione di questa festività è nato anche un libro di ricette curato da lei. Ecco, che cosa abbiamo all'interno? All'interno abbiamo intanto una storia curata da me e da alcuni colleghi, e poi le ricette, la storia delle ricette, l'origine dei prodotti, dei prodotti tipici leccesi, le classificazioni dei prodotti e poi diverse cose che hanno curato anche i ragazzi. Questi ragazzi, tu chi sei? Gabriele. Rappresenti San Giuseppe? Sì. Ti è piaciuta, ecco, questa iniziativa per la prima volta che coinvolge la tua scuola? Sì, sì. Tu invece rappresenti Gesù? Sì. Sei contento? Come ti chiami? Francesco. Sì, io sono contento. Bravo, bravo. E tu invece la Madonna? Vieni. Madonna, Pellegrino Olga. Sono contenta che abbiano organizzato questa cosa e... Come mai siete stati scelti voi? Sinceramente, questa persona mi ha detto che assomiglio alla Madonna. Sei contenta, immagino. Sì, tantissima. Noi abbiamo un dipartimento di sostegno che è formato da 23 docenti, quindi questo numero ci fa capire quanti ragazzi ci sono, circa una sessantina. E la maggior parte sono dei ragazzi svantaggiati, diciamo con disagi di tipo socioculturale, e quando le competenze si integrano si moltiplicano in modo esponenziale. E nelle tavole sono 13 santi, una metà sono diversamente abili, l'altra metà sono ragazzi normodotati. Per noi non c'è alcuna differenza, ognuno fa quello che è capace di fare e il risultato sarà sicuramente splendido.